Vittoria contro Foligno, primi tre set vantaggi, poi il quarto abbastanza bene. Ma guarda, ci tenevamo tanto a questa partita, a chiudere l'anno, era l'ultima partita in casa, in questo modo davanti al nostro pubblico. Purtroppo le restrizioni non ci hanno permesso di avere un palazzetto pieno, però quelli che erano presenti si sono divertiti. I ragazzi sono stati strepitosi e che dire, una grande prova. Sempre più consolidato il primo posto. Bella cosa. Sì, noi allora sicuramente ci teniamo, guardiamo anche un po' la classifica, ma per adesso sinceramente mister, giusto, dimmi, correggimi pure, non stiamo guardando sicuramente quello, guardiamo più al lavoro sulla settimana, a quello che dobbiamo costruire, mettere a posto ancora sulla squadra per capire delle dinamiche corrette, fare i giusti inserimenti anche in campo, perché abbiamo una rosa veramente veramente interessante e questi risultati sicuramente derivano dal contesto con il quale abbiamo la fortuna di lavorare. Come si dice, lavorare fa sempre bene. No, non smetto mai di dirlo, che abbiamo, come dice Mirko, abbiamo dei sparring partner, abbiamo una squadra, brutta chiamarla squadra B, ma una squadra che durante la settimana tiene altissimo il livello di allenamento. Spesse volte la squadra A perde nei vari giochini che facciamo, che proponiamo, perché sono veramente tosti. E anche stasera abbiamo visto alcuni cambi, si sono fatti trovare pronti tutti i ragazzi con il sorriso, cominciano a capire che bisogna andare tutti in quella direzione e chissà quella direzione dove porterà. Auguri allora. Grazie. Buon Natale, ma festeggiamo poi, speriamo, domenica a Grosseto. Auguri a tutti. Sconfitta per 3-1 qui a San Giustino, prima di esordio, un esordio di Foligno. Beh, l'esordio c'è già stato sabato scorso, l'esordio fuori casa, sì, sicuramente. Beh, si sa che bisogna lavorare ancora di più, una squadra buona. Dobbiamo essere un po' più determinati in tutti i fondamentali, però sono positivo per il proseguo, il campionato è lungo. Partita con i soletti molto tirati, tutti, la maggior parte dei vantaggi, una bella partita. Sì, è chiaro che quando giochi punto su punto la differenza le fanno la determinazione oppure le cose più facili, più elementari, dove naturalmente è chiaro che quando hai poca lucidità sicuramente sei penalizzato. Questo oggi è successo a noi, nei momenti importanti magari ci siamo un po' disuniti. Cesaroni, avete vinto 3-1 con Foligno, una partita che i primi tre set tutti i vantaggi e molto tirata, il quarto è andato abbastanza bene. Sì, era una partita che ci aspettavamo, sapevo che loro sarebbero venuti sicuramente a vendere cara la pelle e così è stato per i primi tre set. Tutti e tre i vantaggi, due è andata bene per noi, una meglio per loro, però siamo stati bravi a non perdere la concentrazione e il quarto l'abbiamo portato. Adesso vi aspetta Grosseto, un'altra bella sfida. Un'altra bella sfida, soprattutto fuori casa, però a noi non ci spaventa nulla, sappiamo quali sono i nostri mezzi e quindi andremo sicuramente agguerriti per vincere. Sempre primi e sempre meglio. Sempre prima e sempre meglio, speriamo di chiuderla così, dai, almeno il girone d'andata, poi dopo si pensa a quello di ritorno. Mancano due partite, speriamo di fare il meglio possibile. Chester, avete perso qui a San Giustino 3-1, i primi tre set l'avete lottato tutti i vantaggi, poi avete perso il quarto a 20. Sì, è stata una bella partita, ci aspettavamo di sicuro una squadra molto combattiva, no? Anche la classifica parlava per loro. Sapevamo che era una squadra ben organizzata, soprattutto con un ottimo palleggiatore che sa aggiustare bene. Noi l'abbiamo studiata, siamo venuti qua per vincere, no? Come fanno tutte le squadre, non ce l'abbiamo fatta stavolta, li aspetteremo al ritorno. Adesso vi aspetterà un'altra gara sempre ad alto rischio. Sì, noi adesso studiamo settimana per settimana cercando di fare i punti ovunque noi andiamo. Abbiamo un po' il tabù della trasferta al momento, la prossima è in casa, quindi speriamo bene. In bocca al lupo allora. Crepi anche voi.